Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Eccoci qui, siamo nella splendida area stile all'interno del Royal Hotel Sanremo e siamo in compagnia di Ermal Meta. Benvenuto qui a Radio Bruno. Bentrovati. Come grazie. Stai? Prima di tutto come stai? Perché sei nel frullatore di Sanremo. Guarda, tutto sommato, considerando che è soltanto il secondo giorno e già sono in debito di sonno di qualche ora... Immagino. Va bene, va bene. Senti, lo scorso anno hai partecipato al Festival di Sanremo nelle nuove proposte con sì. Odio le favole e poi hai avuto un'estate super intensa, sì. Piena di impegni, di soddisfazioni. Hai partecipato anche a Radio Bruno Estate sul esatto. palco lì a Bologna. C'era un sacco di gente. Un sacco di gente, bellissimo, veramente uno spettacolo splendido. Tra l'altro con a seguito sempre i Lupi di Ermal, questo sì. fans club che ti segue ovunque. Mi seguono ovunque, sono molto felice di questo in realtà, perché sono sempre molto... discreti all'inizio, ma poi dopo quando attaccano diventano non ti mollano. Sì, sì, no, io non mollano in generale. È stata veramente una bella estate, hai detto bene. Ho suonato tantissimo. Tante soddisfazioni. Sì, dai, ho fatto un sacco di concerti, sono andati tutti molto bene. Poi alla fine la cosa più importante per un musicista è suonare dal vivo, perché poi non so, insomma, lo studio va bene, la TV, la radio sono iper divertenti e servono, ma poi il palco è il palco. È il palco da sì, altre sì. emozioni. Beh, tu sei anche un grande autore. Sì, ti ringrazio. Autore, è grande vero? Non lo so, spero di diventarlo. Sì, ho scritto molte canzoni per tante voci e la cosa mi rende particolarmente orgoglioso, perché poi collaborare con tanta gente è importante, anche perché impari a vivere le emozioni sotto una forma diversa. Certo. E quindi ti insegnano molto. Senti, e invece parliamo di questo Sanremo. Torni sul palco con Vietato Morire, un sì. brano molto intenso, dalle radici autobiografiche. Grazie, sì. Che messaggio vuoi portare a Sanremo? Beh, in realtà il messaggio che voglio portare a Sanremo è quello della disobbedienza. Perché a volte per essere felici bisogna disobbedire a qualcosa. Tutti noi ci troviamo nella vita di tutti i giorni a dover... sottostare, no? In qualche modo ad alcune dinamiche più o meno schiaccianti. Beh, a volte la felicità passa attraverso un no piuttosto che attraverso un sì. Quindi imparare a disobbedire a quello che mette a repentaglio la nostra felicità, la nostra serenità, perché la vita è quel che è bellissima ma dura poco. È come un piatto di pasta quando hai troppa fame, è buono ma dura poco. Hai detto bene. E quindi, a parte il paragone culinario, Vietato a morire ha nel titolo il senso della canzone. Poi ogni storia scritta ha una base autobiografica, no? Perché poi ognuno parte da sé. Però non è quella la cosa importante. La cosa importante è raccontarlo. Perché attraverso il racconto e la condivisione si arriva ad ampliare il messaggio. Diventa quasi un abbraccio universale. Sembra quasi anche un modo di liberarsi? No, in realtà no, perché uno non si libera sul palco di Sanremo, te lo posso garantire. Beh, però magari condividerlo con gli altri. No, allora, tutto quello di cui si scrive, per quanto mi riguarda, è già superato, è archiviato. Diventa un modo per lasciare una testimonianza, cioè il passato riesce a modificare il presente e il futuro. Questa non è una canzone che guarda al passato, è una canzone che guarda al futuro. È una canzone che vuole e quasi impone a chi vive una determinata situazione, gli dice: guarda che quello che sei stato non è quello che sarai, cioè il futuro lo decidi tu, è nelle tue mani. Incomincia a dire di no a quello che non ti piace e poi a dire di sì a quello che ti piace. Ottimo. Grazie. Bel messaggio, bravo Ermal. Lo spero. Senti, Vietato Morire è il pezzo e anche sarà anche il titolo del nuovo CD che uscirà, sì. dell'album, sì, che uscirà il 10 febbraio, esatto. che conterrà anche Umano, l'album precedente. No, brava, preparatissima. Visto? Sì, esatto, complimenti. Vietato Morire si chiamerà l'album perché tutto il messaggio di questa canzone va a permeare l'album in qualche modo, ma non è la canzone più rappresentativa, diciamo è soltanto uno dei 9 capitoli, perché esattamente come è successo in Umano, questo disco ha 9 canzoni e sembrano scritte da 9 persone diverse. Quindi ho voluto unirli.
Io non faccio mai dischi di genere, è una cosa che non mi piace, non mi rappresenta. La musica è bella tutta, cioè, ci sono un sacco di cose belle all'interno della musica. Andare a fare sempre la stessa cosa è, non so, è, a me non diverte. Certo, poi bisogna poi la musica è un gioco. Te lo vedi un bambino che va alle giostre e fa sempre la stessa giostra? No, dopo un po'. E poi che le cambia, fai il giro di tutte, no? Io mi sento un po' alle giostre, esatto. All'interno di Umano ci sarà il regalo, anche, di Vietato Morire ci sarà il regalo anche Umano, perché mi piaceva l'idea di regalare a chi avesse comprato Vietato Morire anche Umano, in modo tale da poter fare delle connessioni fra i due album, perché ci sono in realtà. Sarà un gioco divertente che farò poi in seguito. Bene, bene, quindi lo scopriremo. Yes. Senti, invece parliamo della cover che porterai sul palco, un altro brano intenso, un brano molto attuale tra l'altro, perché parla di guerra e immigrazione. Beh, Amara Terra Mia, intanto una canzone meravigliosa interpretata dal grandissimo Domenico Modugno, ed è una canzone che ho scelto per rendere omaggio a chi soffre nella propria terra, sulla propria terra, e chi soffre dovendola lasciare. Noi oggi parliamo tanto di immigrazione, ma non è un fenomeno nuovo. Tutto il mondo si basa sull'immigrazione, l'umanità si è espansa nel pianeta Terra proprio perché ci sono state le migrazioni di massa, cioè l'essere umano è nato in Africa eppure è arrivato ovunque, ci sono state le prime migrazioni, non è strano, gli animali migrano, sono gli uomini che alzano i confini, ci sono quelli che alzano i muri anche, sì. Però ogni muro è un ottimo inizio per aprire una finestra, quindi... Super positivo, Ermal. Sì, ma non è positività ostentata la mia. Io credo che alla fine ogni cosa ha la forma che noi gli diamo, no? E quindi nel momento in cui un qualcosa ha una forma che non ci piace, bisogna cambiare punto di vista, perché ogni punto di vista è la vista di un punto. Quindi magari se quella cosa non può cambiare, cambia tua prospettiva, spostati un attimo. Serve anche crescere. Assolutamente sì. Bene, io ti ringrazio per essere stato qui con noi a Radio Bruno. Un saluto per gli ascoltatori. Certo, voglio fare un... Dov'è? Qual è? Lì. Allora, ciao a tutti gli amici di Radio Bruno. Ci vediamo l'estate prossima, giusto? Assolutamente, okay. Non può mancare. Non mancherò. Ciao. Grazie, Ermal Meta, in bocca al lupo. Grazie, vivo il lupo. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.